In fondo, sempre di acceleratori di particelle si tratta. Quello sulla Terra, che oggi si spegne per tornare tra due anni più potente, e quelli nello spazio profondo, che raggiungono energie che mai potremmo riprodurre sulla Terra, ma che possiamo studiare grazie ai satelliti. Il 14 febbraio è stato l'ultimo giorno di attività per LHC, il più potente acceleratore mai costruito, quello che ha reso possibile la scoperta del bosone di Higgs. Il fatto è che LHC, finora, aveva funzionato alla metà della sua potenza teorica, a causa di alcuni difetti nella progettazione iniziale. In questo lungo stop, il suo hardware e il suo software verranno completamente rinnovati per portarlo nel 2015 alla potenza di 14 TeV. E allora sì che potrà davvero andare alla ricerca di una nuova fisica. Loro continueranno a studiare il bosone di Higgs perché ovviamente ne produrranno di più. Bene, quindi quello gli aumenta la statistica, per cui tutti i canali di coupling, insomma gli accoppiamenti alle particelle saranno più facili da studiare perché ce ne stanno di più, in proporzione c'è più X e meno fondo, diciamo. La sezione di X cresce più rapidamente di quanto non cresce quella del fondo. E la supersimmetria è è la ricerca fondamentale, insomma, cioè tutta la nuova fisica è quello che loro devono cercare di portare a casa se c'è in quei due anni. Se l'acceleratore di Ginevra si prende una pausa, quelli nel cosmo continuano a funzionare a pieno regime. Sono le supernove e studiandole i fisici della missione Fermi hanno confermato, su Science, un'idea che già era stata anticipata dal satellite italiano Agile, che i raggi cosmici abbiano origine proprio lì. Abbiamo sempre sospettato che i raggi cosmici, i protoni, fossero accelerati nelle supernove, non abbiamo mai avuto la prova sicura di questo fatto e adesso invece la prova c'è e c'è grazie ai dati raccolti da due satelliti per astronomia gamma che sono in orbita in questo momento. Da un lato il satellite Agile dell'Agenzia Spaziale Italiana, dall'altro satellite Fermi della NASA, al quale l'Italia partecipa con una grossa fetta dello strumento e con moltissimo lavoro di analisi dati. Curiosamente, il meccanismo studiato da Fermi è molto simile a quelli che si verificano proprio negli acceleratori di particelle. Fermi ha misurato il meccanismo di Fermi dell'accelerazione, cioè ha fatto un grande articolo di fisica degli acceleratori, non è fisica, diciamo, fondamentale tra virgolette, è un grande articolo di fisica degli acceleratori, cioè ha trovato sostanzialmente uno dei meccanismi, sicuramente uno, poi se ce ne sono altri noi non escludiamo niente, però il meccanismo che Fermi aveva disegnato, diciamo ipotizzato per la produzione di particelle di altissima energia nel cosmo. E questa cosa è bella, no? Perché mentre in un acceleratore di particelle normale tu devi stare lì, metti la corrente elettrica, metti la radiofrequenza e continui a accelerare le particelle, lì ci sono calci poderosi, no? Cioè l'esplosione della supernova spara una quantità di protoni, cioè spara materia, ma la materia sono protoni fondamentalmente, che vanno poi, guarda caso, a collidere con delle nubi di gas che stanno lì, o se vuoi sono le nubi di gas del primo shock che poi vengono riprese dal secondo. Però la cosa bella, insomma, è che un satellite chiamato Fermi verifichi il meccanismo di accelerazione di Fermi. Più si va avanti, più diventa chiaro, insomma, che le risposte alle grandi questioni insolute sull'universo verranno dall'incontro tra la fisica negli acceleratori e l'astrofisica delle alte energie, che usa l'universo come un immenso acceleratore. E se a Ginevra i fisici non vedono l'ora di avere tra le mani il nuovo LHC, anche gli astrofisici guardano già al futuro oltre Fermi. Dopo Fermi sappiamo che non ci sarà un altro strumento in orbita, perlomeno non c'è ancora nulla di deciso nella pianificazione a lungo termine delle agenzie spaziali di tutto il mondo, però c'è un grandissimo osservatorio a terra che si chiama CTA, Cherenkov Telescope Array, che è in corso di definizione molto avanzata, è un progetto mondiale, la cui leadership però è in Europa e l'Italia, sia INAF che INFN, hanno deciso di giocare un ruolo importante in questo nuovo osservatorio che ci permetterà di continuare a studiare le sorgenti di alta energia dell'universo. Grazie.